Questa la chiudiamo un attimo qui. Ecco. Allora, la prima novità che cambia un po' il modo di vedere le informazioni è quello che noi chiamiamo le informazioni contestuali di prossimità. Facciamo un esempio molto semplice. Faccio una riga. Ecco, se io clicco sulla riga, vedo per esempio in questo caso un'informazione banale che è la lunghezza. Però il concetto in generale, facciamo per esempio un rettangolo, in questo caso vedo più informazioni che sono le dimensioni, la superficie e il perimetro. Il concetto comunque è quello di avere le informazioni in prossimità dell'elemento sul quale si sta lavorando. Quindi non solo come al solito, per esempio nel rispetto o anche all'interno delle finestre di dialogo, per esempio come si faceva una volta, per esempio col tasto destro vado a fare modifica misura, mi viene una finestra con una serie di informazioni, però devo andarci dentro, poi magari ottengo anche le stesse informazioni, però è molto più lungo arrivarci, mentre in questo modo semplicemente cliccando sull'elemento vedo le informazioni. Questa cosa poi diventa particolarmente importante su alcuni tipi di elemento. In particolare sui muri e sulle finestre, perché mi permette di vedere anche delle informazioni che altrimenti non è semplice, non è facile visualizzare. Facciamo un esempio. Per esempio, creiamo un muro, magari una stanza, e mettiamoci anche una finestra o una porta. Per esempio con degli sguanci, per esempio, questa per esempio. Ecco. E quindi metto delle informazioni di questo tipo. In questo caso, se io vado a cliccare, per esempio, sulla finestra, vedete che mi appaiono diverse informazioni. Adesso ingrandiamo. Perché ottengo l'informazione sulla finestra, per esempio anche la misura interna, che normalmente non è, la dovrei misurare perché non avrei altre informazioni. Le distanze dal bordo, la misura della stanza, e anche la misura del muro fino alla successiva finestra. E questo anche naturalmente se vado a modificare la finestra, quindi tutte le misure si modificano e mi seguono per tutto il tempo, diciamo che normalmente la misura in questo caso arriva fino all'estremità. Per esempio, se clicco sul muro, ecco qua, in questo caso mi prende comunque anche la finestra, se clicco nell'altro muro, mi prende dall'altra parte, quindi dall'altra stanza, dall quindi sia le misure interne, le misure esterne, quindi una serie di informazioni, lo spessore, naturalmente. Alcune di queste informazioni possono scomparire se sono troppo piccole, per cui, per esempio, se adesso io qui vado, ecco, vedete che lo spessore c'è rimasto il segnetto, ma non c'è non c'è la scritta perché è troppo piccola. Se vado a ingrandire, ecco, allora la scritta ricompare. Altre informazioni, per esempio, se un cerchio, quindi mi dà il perimetro, il raggio, nel caso di un tetto, per esempio, e questo può essere interessante. Vedete che mi dà un numero maggiore di informazioni, che è la superficie del tetto, la superficie di impronta, cioè la superficie sul piano orizzontale, che quindi è minore, il perimetro, lo spessore, e però mi indica con questa freccetta qua,
oltre a indicarmi la linea di gronda, che è questa, mi indica anche la direzione della massima pendenza e l'inclinazione. Quindi una serie di informazioni, tutte raccolte, che se dovessi andarle a cercare, ci sono naturalmente, però dovrei andare a vedere dentro la pendenza, dovrei andare a finire dentro qui, i vari lati dovrei andarli a vedere o qui, scorrendo nell'ispettore, le quote non si vedono. Poi se clicco, vedete qui c'è una misura che è l'altezza, e posso andare a vedere cliccando sui singoli vertici tutte le altezze semplicemente direttamente qui rispetto in questo caso alla linea di gronda. Quindi questo, anche questo è un'informazione. Se sono altre informazioni riguardano gli oggetti, nel caso degli oggetti c'è mi fa vedere, ecco, creiamo un raggruppamento, diciamo, potrebbe essere, per esempio questo elemento qua, lo raggruppo in un oggetto, allora l'oggetto, l'informazione che mi dà è le dimensioni dell'oggetto, quindi se le cambio, probabilmente cambiano. Naturalmente queste sono le stesse misure che io trovo qui nel rispetto, qui il rispetto lo posso anche modificare, però qui me le ritrovo anche direttamente qui sopra. Questo vale anche per le immagini, quindi nelle immagini mi dà la dimensione dell'immagine non in pixel, ma in portiamo un'immagine. Ora ho portato un'immagine molto grande, comunque ecco. Queste qui sono le misure reali dell'immagine, cioè le misure nella scala del disegno che c'è in questo momento, quindi se le vado a stampare, mi vengono con queste dimensioni reali. Qui sono scala 1 a 100, sembra, se non erro. Scala naturale è 1 a 100, quindi diciamo sono misure reali, scala 1 a 100 in centimetri. Ecco, ci può essere dei casi, facciamo un esempio, facciamo un cerchio, però invece di un cerchio facciamo un esagono, un ottagono per esempio. Allora, in questo caso non ho i lati, che ho un certo, cioè il perimetro, ma non ho i lati, perché questo qui è considerato una figura regolare. Se però faccio un elemento così, quindi fatto, allora mi fa vedere, non ho più il raggio. Ora qui, per esempio, questo io potrei far chiuso. Per cui potrebbe sembrare una cosa uguale questa e questa, no? Nel senso, come mai qui non mi indica i lati e qui sì? Perché comunque questo, anche se deformato, il programma mantiene ancora al suo interno diciamo, l'informazione che è un raggio modificato, un cerchio modificato. Tant'è vero che in ogni momento io posso andare in generazioni automatiche e con rigenera spezzata mi ricrea la figura originaria. Se vado, quindi la ricrea in funzione del raggio, in funzione di questa informazione che ha comunque all'interno.
Se i vertici sono tanti, allora il discorso è un po' diverso. Andiamo a vedere, e questo riguarda anche una cosa diversa, però vediamo un po' prima se avete già visto, la chi aveva le versioni precedenti, che è cambiato un pochino il modo di rappresentare le cosiddette maniglie, cioè come sono selezionati gli elementi. Prima c'era un quadratino nero che faceva l'inverso. In questo caso c'è un, vediamo un po' se riesco a ingrandire, ora c'è un quadratino verde semi-trasparente, per cui se ho per esempio più segmenti, mettiamo così, in questo caso, siccome prima avete fatto l'inverso, voi trovavate che alcuni quadratini non c'erano le versioni vecchie, c'erano soltanto quelli singoli, dove si sovrapponevano, scomparivano. In questo caso, ora magari non so se si vede da internet, ma dove si sovrappongono, non solo si vedono, ma diventano più scuri, cioè più elementi si sono sovrapposti, più vertici si sono sovrapposti. È più che il quadratino diventa un verde scuro che invece è un verde chiaro, cioè questo qui è più chiaro rispetto all'altro. Ora, magari non so se tramite internet si vede abbastanza questa differenza, però insomma dal vivo si deve vedere. Una cosa un po' particolare è quando si fanno delle mesh, che sono praticamente delle reti. Una mesh, creiamo una mesh con un certo numero di elementi. Se io la seleziono, non fa vedere tutti i quadratini perché altrimenti sarebbero troppi, e quindi specialmente in mesh complicate, facciamone una un po' più complicata per capire meglio. Ne creo una. Per esempio, per rotazione, magari facciamo un elemento di rotazione. Facciamolo col super rot, per esempio, così. Creato un elemento che è questo, ora è stato fatto con colore semi-trasparente. Questo qui, se lo vado a separare, se vado a vedere, è una mesh. Allora non fa vedere tutti i vertici, ne fa vedere alcuni perché altrimenti. Ora, le mesh possono essere anche di migliaia di elementi, per cui in quel caso lì ci sarebbe un appesantimento un po' esagerato. Se quelle che vado a cliccare poi le fa vedere, cioè se vado qui non solo fa vedere, ma fa vedere anche la misura la X e la Y le vedo qua, per esempio in assoluto, e mi fa vedere anche la Z dell'elemento, se ci vado a cliccare sopra. Diciamo, questo è un pochino. Poi naturalmente se ci sono delle domande potete farmele tramite la chat. Allora, passiamo a un'altra novità, quindi andrei avanti a descrivere le varie novità del programma. Una novità riguarda, ve la dico così in passato, l'importazione e l'esportazione del DWG e del DXF, che in questa versione comprende anche le immagini, che prima non c'erano, quindi si può importare e esportare le immagini.
Le immagini, quando vengono esportate, in realtà vengono esportate separatamente, e quindi viene fatto un file che è il file DVG più un file contenente l'immagine, e quindi normalmente in una cartella, magari ci sono tante immagini, ci può essere una cartella con il file DVG vero e proprio, e anche inoltre le varie immagini messe all'interno della cartella. E questo vale sia in importazione che in esportazione. Ecco, una cosa invece, detto questo, vorrei però intervenire su un aspetto un po' più importante, che è uno degli aspetti caratteristici dell'Homo Scapa, che è l'aggancio dei muri, sul quale abbiamo fatto un lavoro abbastanza approfondito, in parte visibile e in parte non visibile, ma che è all'interno del programma. Quindi direi, intanto ripassiamo un attimo la base. La base che è quella che io ho nei muri, una distanza di aggancio, ora qui ne metto grande per vedere, la distanza di intersezione. E quindi quando vado, quando vado a fare un muro, e ho un altro muro vicino, se li avvicino, a un certo punto questi muri si fonderanno, e si fondano quando la distanza all'interno tra di loro, tra gli assi, cioè visualizziamo gli assi per vederlo meglio, quando la distanza tra questi due punti, in questo caso per esempio, sono più vicini di un metro, cioè di 100 centimetri. Questo vale anche nelle connessioni a T. In questo caso dall'altra parte, però è meno di 100 centimetri. Allora, la prima modifica è che se anche ho delle misure piccole, no, metto il sangue d'aggancio piccola, prendiamo prima questo. Qui c'è questo, vedete che c'è questa opzione visibile. Allora, se questa opzione visibile è attivata, vedete che quando modifico un muro, mi fa vedere il raggio dell'aggancio. Per cui a questo punto io sono sicuro, senza fare prove, se io lascio andare il muro qui adesso, non mi fa l'aggancio, se io voglio andare qui, mi fa l'aggancio. E questo intanto è d'aiuto nel capire se un muro mi si aggancia con un altro, oppure addirittura, per esempio, io potrei avere qui un altro muro, anche con un aggancio minore magari, che è staccato, però magari vado a modificare questo, io voglio agganciarlo con questo qui, ma in questo caso però vedo che si aggancerebbe anche con l'altro. E quindi magari devo pensare o a modificare senza l'aggancio o a fare un altro tipo di aggancio. Un'altra modifica però che è stata fatta, che consente di lavorare eventualmente con distanze più piccole, è questa, che io mettiamo pure che abbia una distanza più piccola, per esempio 10 cm. Quindi in questo caso, se io mi avvicino, in questo caso non si aggancia, nemmeno così, perché vedete che la distanza tra questi, adesso sì, perché tutti e due gli elementi sono all'interno del cerchietto. E questo vale anche così, per esempio, adesso vado qui non si aggancia, no, adesso è aggancia perché è un altro motivo, insomma, ecco, però un'altra modifica che è stata fatta è quella che
anche se la distanza è piccola, mettiamola ancora più piccola, 5 centimetri, però in questo caso vedete che se mi si aggancio alla linea, vedete che qui si è attivato il simbolino dell'aggancio alla linea, per esempio, quindi in questo caso, indipendentemente dalla distanza d'aggancio, mi sto agganciando alla linea del muro. In questo caso avviene sempre la fusione, indipendentemente dalla distanza di aggancio. Il muro viene prolungato in modo tale da intercettare l'altra linea. C'è una sola eccezione, per cui non avviene, che è quando è zero. Quindi se metto zero vuol dire che non voglio mai nessun aggancio, quindi in questo caso, anche se faccio così, non si aggancia. Ma se fosse anche uno, diverso da zero, quindi anche un centimetro, a questo punto si aggancia. Quindi questo mi consente di evitare alcuni problemi che c'erano con muri molto piccoli o anche con finestre, con porte, per esempio. Tipico problema che ci poteva essere, io potevo avere una, per esempio una porta, una finestra, e quindi magari andavo a mettere, diciamola così per vederla più chiara, diciamola così, ecco, andavo a mettere un muro con le distanze d'aggancio alta, ecco, 100 per esempio. Ora, in questo caso qui è cambiato e mi fa una connessione di questo tipo. Nella versione precedente qui avrebbe fatto la fusione tra questo muro e questo muro e quindi sarebbe sparita questa, che usa il programma, gli sarà successo qualche volta, che gli in questi casi gli scompariva proprio lo spigolo della finestra. In questo caso non succede perché comunque c'è un controllo che prima non c'era, ma ecco, succedeva questa cosa qua. Ecco, questo succede anche adesso. Questa cosa qua come si risolve? Si risolve con una distanza di aggancio più piccola, per esempio. Allora, qui. Ecco. Con la distanza di aggancio più piccola, perché in questo caso, io adesso mi aggancio non più all'asse, ma più piccola, basta che arrivi qui, il programma mi si aggancia indipendentemente dalla distanza d'aggancio e quindi funziona tutto con più precisione. Diciamo, in generale, con questa versione qua posso lavorare con distanze d'aggancio un po' più piccole in modo da evitare problemi quando sono vicino ai bordi, vicino alle finestre, vicino a altri muri, essenzialmente. Poi tutto il resto dell'aggancio funziona regolarmente. Ecco, magari se mi stacco, vedete che per riagganciarlo devo mettermi a una distanza sempre del cerchietto. Quindi se non vi dà fastidio, il mio consiglio almeno è di tenerlo visibile. Questo se qualcuno magari ormai è abituato a usare il programma non ne ha bisogno, però insomma la visibilità di questo cerchietto mette in evidenza dove si verificano agganci di qualche tipo. E di quale tipo? Esempio, un tipico problema che c'era una volta era questo, una volta, fino alla versione precedente. Facciamo un muro, per esempio, una distanza d'aggancio di 25, per esempio, un muro verticale, poi a questo punto andavo a mettere un altro muro dall'altra parte, diciamo così, e poi uno dall'altra parte. Ora funziona tutto regolarmente. Perché comunque il programma mi si aggancia al punto e mi si aggancia al muro. Nella versione precedente cosa succedeva? Succedeva questa cosa qui, che ora la rifaccio in questo modo. Ecco, vediamo un po'.
E adesso me la mette sempre bene perché se ne accorge il programma, ma succedeva che quando era così, siccome il muro di 30 e l'altro è di 25, forse riesco a farlo in questo modo, diciamo così, quell'altro veniva messo qui e questo messo qui non lo fondeva perché la distanza tra questi due era superiore a 25, quindi siccome la distanza d'aggancio era 25, da qui a qui ci sono 30 centimetri, non faceva la fusione tra questo muro e questo muro. Allora metteva a posto questo, faceva tra questo e questo, ma non tra questo e l'altro. Quindi questo problema qui adesso non c'è più. Allora, prima si risolveva per esempio semplicemente avvicinando gli elementi, in modo tale che fossero tutti gli elementi all'interno del nodo, fossero tra di loro a una distanza minore della distanza d'aggancio. Adesso questa cosa qui non importa neanche più, perché comunque se io mi aggancio alle linee, agli esterni del muro, automaticamente il programma prolunga gli elementi in modo tale da farli comunque collegare e connettere tra di loro, a meno che non ci sia uno spessore zero. Un'altra modifica riguarda i testi multilinea che prima non erano rotabili. Essenzialmente il testo multilinea, ora facciamone uno, tanto per sarebbe questo, e quindi allora vabbè, facciamo. Di poesia. Ecco, prima non era rotabile, adesso è rotabile come tutto il resto, nel senso posso ruotare con le varie funzioni che ci sono di rotazione. Posso dare un angolo oppure ruoto all'interno di un oggetto e così via. Ora l'ho ruotato, l'ho messo qua. E quindi è un testo a questo punto, come tutti gli altri, può essere messo con qualsiasi inclinazione. Puoi rimodificare il testo. E quindi anche questo, diciamo, una modifica. Ecco, un'altra modifica che è stata fatta con l'inserimento di alcune informazioni, perché diciamo, a volte poteva non essere chiaro il modulo pitch rot, non poteva essere chiaro le dimensioni dell'immagine che poteva venire fuori da un'operazione di trasformazione. Riprendiamo l'immagine di prima, così si capisce, andiamo a importare. Beh, possiamo riprendere anche, vabbè, siamo più piccola questa. Oddio, tanto piccola. Ecco. E magari, per esempio, io voglio fare un'operazione su questa immagine con pitch rot. Esempio, rotarla. Oppure voglio tagliarla. Per esempio, anzi, facciamo questa. Voglio andare a prendere e estrarre da questa immagine il campanile. Quindi cosa faccio? Prendo un poligono e mi faccio il contorno del campanile. La faccio un po' approssimata, per far prima.
Ecco. Poi lo posso eventualmente migliorare un po'. Comunque, diciamo, voglio prendere da questa immagine e creare un'altra immagine che è il campanile da solo. Quindi seleziono il poligono, seleziono l'immagine e chiamo il programma, il modulo pitch rot. Ecco, vedete che qui in base al numero, qui ci sono i colori, li faccio bianco trasparente, può andare bene, però in base a cosa voglio tagliare, posso tagliare l'interno della spezzata o l'esterno. Se l'esterno mi rimane l'esterno, quindi c'è un buco bianco o trasparente, con l'interno prendo il campanile e mi rimane il resto bianco. Vedete che sono stati aggiunti due elementi, che è la scala di riferimento e le dimensioni in pixel. Questo perché? Perché spesso abbiamo visto che non è molto chiaro cosa significa risoluzione. Quando si parla di risoluzione in DPI, si intende sempre una risoluzione in stampa. Cioè, un'immagine di per sé non ha una risoluzione finché non viene stampata. Quindi la stessa immagine che può avere, so, 4000 pixel per 3000 pixel, per esempio 12 megapixel, può essere stampata a 100 punti per pollice, a 200, a 300, a 600. Se la stampo a 300 punti per pollice, quell'immagine lì mi verrà più piccola, verrà stampata più piccola. Rispetto verrà 3 volte più piccola che se stampata a 100 punti per pollice. Quindi più grande è l'immagine, diciamo a parità di pixel, e minore è la risoluzione in termini di DPI, cioè di punti per pollice. Questo può creare a volte può creare delle immagini grandissime se non si ha ben chiaro cosa si sta facendo. Per esempio, io posso prendere una immagine di una mappa e la metto qui in scala 1:100 e poi faccio una risoluzione per 300 punti per pollice, viene fuori una cosa grandissima, viene fuori una quantità di punti incredibile. Quindi vedete che qui l'immagine che quindi indica nella scala di riferimento, cioè 1:100, questa immagine qui che ho messo qui dentro. Quando se la vado a ritagliare a 300 punti per pollice, mi crea un'immagine di 800 pixel per 2475 pixel. Se per esempio taglio l'esterno, mi aumenta perché viene 3329, perché l'esterno è tutta questa immagine qua. Mentre l'interno è questa. Quindi naturalmente l'esterno, perché è base per altezza, quindi in questo caso la base è più piccola. Se qui aumento e metto 1000, vedete che addirittura qui viene 11.000 pixel. Ecco, per esempio, se metto 11.000 pixel a milione di colori, mi indica troppo grande, perché verrebbe fuori un'immagine veramente molto grande, tra l'altro, che non avrebbe neanche senso, nel senso che nessuna stampante poi alla fine mi stampa a 1000 DPI, per cui insomma è una pesantezza del tutto inutile. Quindi qui mi dà questa informazione che mi indica, a questo punto dico no, va bene, facciamola più piccola, per esempio lo facciamo a 300, che è già comunque un'immagine di 3320 per 2500 pixel. A questo punto magari diciamo quella all'interno, creiamola così vediamo il risultato. E questa è l'immagine che ho creato. Vedete che è trasparente perché la parte intorno, l'immagine rettangolare, però praticamente adesso ho fatto una chiesa con due campanili. Che poi questa è la base per poi fare l'inserimento paesaggistico, che magari su questo argomento faremo poi
un altro seminario. Insomma, faccio notare appunto che vi faccio vedere cosa succede, già che sono qui, anche se non è oggetto di questa, proprio di questa giornata, però facciamo vedere la stessa cosa se faccio bianco trasparente. No, faccio opaco, scusate, faccio tutto opaco. Quindi faccio vedere la differenza. Allora, facciamo la stessa operazione, estraiamo questa immagine. Però col fondo opaco. Allora, questa immagine qua, eccola qui, la sposto adesso, è la stessa di prima, però il fondo, perché l'immagine è sempre rettangolare, perché non può essere diversamente, però quella di prima aveva il fondo trasparente, per cui la parte bianca era trasparente e l'immagine era come se fosse scontornata. Ormai vediamo anche l'ultimo caso, che è diciamo, il caso dell'immagine completamente trasparente. Spostiamo anche questa. No, in realtà è uguale a prima. Forse. Allora, qui c'è qualche differenza, forse con il trasparente mi fa comunque il bianco trasparente. Vabbè. Comunque, diciamo, questo era un passante. Comunque, il concetto è comunque la novità è che all'interno del modulo pitch rot ho questa informazione in più che mi dà la dimensione dell'immagine che viene fuori e mi dice se è troppo grande, in modo da consentirmi comunque. Di intervenire e di evitare di fare un'immagine troppo grande, troppo, che tra l'altro che potrebbe dare anche dei problemi dal punto di vista della memoria del computer. Passiamo ad un'altra novità che riguarda l'importazione e l'esportazione nel formato IFC, che è un formato OpenBIM. Ora, voi avrete sentito da tutte le parti parlare di BIM, poi su questo argomento faremo magari un seminario apposito. Comunque, in generale, BIM, che vuol dire Building Information Technology, è un concetto che non è relativo a un programma, cioè normalmente si intende, viene chiamato BIM un programma architettonico tipo Domus CAD o Archicad o Revit, eccetera, come se quelli fossero il BIM. No, il BIM è un concetto che riguarda tutta la costruzione, tutto il processo di progettazione che va dall'idea iniziale di un progetto fino a passando dal rilievo del terreno, passando dalla parte geotecnica, geologica, fino a creare il progetto architettonico, la parte impiantistica, la parte strutturale, e segue non solo, ma dovrebbe seguire l'edificio nella sua vita con la manutenzione fino ad arrivare alla demolizione. Il cuore di questo. Tutto questo, quello che dovrebbe permettere tutto questo, è un formato, che è un formato standard internazionale, che si chiama IFC, che adesso è giunto alla versione 4, poi le versioni precedenti sono la 2x3, poi ci sono ancora le versioni più vecchie, e che poi proseguirà con altre informazioni, e che è un formato che non è un CAD, cioè non ha all'interno, non ha soltanto informazioni di carattere geometrico, come può essere il DFG, o come possono essere anche formati tridimensionali, tipo 3D Studio o OBJ, eccetera. Ma ha informazioni tipo tipologico, cioè all'interno è tipo Domus CAD, cioè quindi ha il muro, la finestra, la porta, il piano, l'altezza del piano.
Ma può avere anche informazioni relative ai materiali, alle caratteristiche dei materiali, alle caratteristiche, per esempio, termotecniche, di resistenza, addirittura potrebbe avere informazioni relative alla garanzia, cioè al fatto che un tubo, per esempio, ha una durata e dopo 20 anni deve essere cambiato, e quindi in relazione a quella che è la manutenzione dell'edificio. Quindi questo formato, Domus CAD, quindi supporta questo formato, lo supporta in importazione ed esportazione. Il formato dovrebbe essere quello che consente a programmi realmente BIM, cioè che supportano BIM non tanto perché sono architettonici o perché hanno i muri, le finestre o perché sono parametrici, ma programmi BIM perché sono all'interno di questo flusso di lavoro, quindi possano prendere un oggetto, per esempio FC, e esportarlo. Quando si parla di BIM, il BIM può essere chiuso o aperto. Quindi il formato FC è un formato aperto, cioè aperto a tutti i programmi che supportano questo formato. E normalmente quando si parla anche a livello nazionale o internazionale di BIM, si intende questo formato. Cioè quando parliamo, per esempio, anche a livello di legislazione italiana, che ora nei prossimi anni sarà obbligatorio per gli appalti pubblici utilizzare il BIM per almeno per gli appalti superiori a un certo valore, ora mi sembra 4 milioni, non vorrei sbagliarmi, ma insomma un certo valore di appalto, si intende di utilizzare questo formato. Allora, vediamo un attimo, poi naturalmente questo è un campo molto in evoluzione. Prendiamo un esempio così. Per vedere di cosa si tratta. Prendiamo questo per esempio. Questo. Ora esporto, non esporto tutto, tolgo un po' di roba, vediamo un po' di piani. E questo qui magari me lo esporto nel formato IFC, quindi da qui scelgo formato IFC. Qui ci sono vari formati, ora me lo esporto in questo perché lo voglio riaprire in un programma. Per farvi vedere un altro programma, per farvi vedere cosa ho esportato. Andiamo a vedere un attimo. Eccolo qua. Ora io lo apro con un programma che potete scaricare, questo è un programma che Solibri si chiama, ed è un programma che si può scaricare liberamente da internet e consente di visualizzare dei file IFC con tutto quello che c'è dentro. Allora, se noi guardiamo come è fatto questo file IFC, vediamo che quello lì è esportato da Domus CAD, qui vediamo la struttura. Questo è the building, è il fabbricato, e quindi abbiamo, proprio ci ritroviamo all'interno, proprio praticamente le stesse cose, più o meno quella struttura di Domus CAD, quindi c'è il piano terra, poi c'è il piano primo, il piano secondo, la soffitta, la copertura, ecco, quindi praticamente, poi se andiamo dentro, per esempio, al piano terra, questi sono i tipi di FC che sono scritti in inglese, che sono porte, finestre, solai, muri, quindi praticamente è la stessa struttura. Questa è una porta, qui me la va a aprire per vedere. Viceversa, ecco, se guardo questa porta, vedete sotto? Ci sono delle descrizioni, però per esempio ci sono anche delle misure e anche delle quantità. Per esempio in questo caso la superficie della porta, che è 1,74 m2, l'altezza,
la larghezza, il telaio, ecco, tutta una serie di informazioni, e ce ne potrebbero essere ancora altri, quindi una struttura, diciamo, è una tipica struttura d'albero, però è una struttura d'albero che è abbastanza simile a qui vediamo in pianta, c'è la pianta, quindi questo qui, questo è un visualizzatore, di, non solo un visualizzatore però grafico, questo suo libri, ma anche, è anche un visualizzatore che mi fa vedere proprio la struttura con tutte le misure di un file FSC, sia prodotto da Lemuscad, ma anche prodotto da, da altri programmi. Ora, in questo caso, dunque per adesso, questo programma qui supporta, non supporta ancora il formato di FSC4, che comunque già supporta Lemuscad, ecco perché ho esportato nel formato 2x3, Lemuscad supporta sia il formato di FSC4 che il formato 2x3. Questo in esportazione. Lemuscad è anche in grado di importare, diciamo, importiamo un da menu piani, posso fare importa FSC sul piano, per esempio questo, questa è una cosa fatta da un altro programma, non so bene neanche quale, un programma architettonico. Ora io vado ad importare il formato IFC del fatto dall'altro programma, da un altro programma. Eccolo qua, magari visualizziamolo con un tipo di resa questa. Qui sono i vari lati, e magari ci vado dentro, vedete che il progetto architettonico con l'arredamento, in questo caso i colori, i materiali, il legno, le texture. Questo è il piano sopra, ognuna di queste cose ha delle caratteristiche, questa è una finestra, questo furnishing, allora qui ci sono dei tipi che sono in inglese, questo ovviamente furnishing sarebbe una fornitura, un arredamento in inglese. Ecco, diciamo questo è un po' il discorso del... delle FSC. Poi su questo magari sarà, sono tutti argomenti da approfondire. Vorrei farvi vedere adesso un'altra caratteristica che abbiamo inserito, ed è la sovrapposizione tra rendering vettoriale e rendering raster in automatico. Cioè praticamente facciamo un nuovo disegno. Possiamo anche andare possiamo aprire uno già fatto. Ora, vi apro una cosa semplice magari, perché ma proprio apriamo l'esempio del manuale, tanto in modo che sia una cosa semplice. L'esempietto del manuale, proprio una cosa banale. Ecco, vuol dire questo. Allora, se io faccio, visualizzo due viste, cioè una con, siamo più lontani magari anche, se io esporto queste due viste su un piano, sono esattamente sovrapposte.
cioè vado, faccio questa qua, la esporto, per esempio una copia della vista 3D, diciamo di una risoluzione, e mettiamola su un piano libero, per esempio il 10. Poi faccio la stessa cosa da qui. Se tolgo i poligoni e lascio le linee, ho ottenuto automaticamente una rappresentazione fatta di linee e raster, esattamente sovrapposte, quindi è un disegno visto in questo caso. Questo può essere particolarmente utile per fare dei prospetti. Ora, qui l'abbiamo utilizzato per fare diciamo per fare una visione tridimensionale, ma possiamo anche fare un prospetto, per esempio, mettiamoci su assonometria e su prospetto, per esempio un prospetto questo o un altro anche. Un po' cosa c'è di prospetto. Vabbè, mettiamo che sia, questo qui è un'ombra. No, facciamone uno che sia dalla parte della luce, sarà l'altra parte della luce. No. Vabbè, questo qui per esempio. Quindi io faccio, in questo caso, mettiamoci in questa posizione e nell'altra. Quindi faccio creo le due immagini. No, questa. Mettiamola sulla 11. Poi ci metto anche questo. Tolgo i poligoni, perché in questo caso la colorazione mi è data dal rendering. E ora, qui la parte della linea è molto semplice in questo caso, per cui insomma, magari non è molto significativo come esempio, però essenzialmente permette di fare praticamente rapidamente per esempio in questo caso, dei prospetti con le ombreggiature. Poi la parte della texture ci potrebbe anche non essere, potrei disabilitarla se non la voglio, quindi qui potrei fare, ecco, la stessa cosa, magari cancelliamo questo, e facciamo la stessa operazione. Ecco, praticamente ho ottenuto quello che sarebbe stato un prospetto con le ombre, in questo caso. Vedete che questo sotto non avrebbe le, non avrebbe, non avrebbe, non ha le ombre, che è quello fatto con le linee, però le ombreggiature le ottengo da rendering raster, diciamo. Quindi ho ottenuto l'ombreggiatura che mi dà il rendering raster, con le linee del rendering vettoriale. È una tecnica mista, queste sono linee, e ci posso lavorare, posso quotare, posso metterci delle cose, insomma. Ecco, diciamo che rapidamente altre cose che magari non ho detto, vediamo un po', se posso aver dimenticato della nuova versione. Ah, beh, ora ecco, una cosa che è abbastanza interessante per chi fa i computi è, che non c'era prima, facendo doppio clic sulla finestra dei computi, vedete che c'è un campo, limite aperture, vuoto per pieno. Allora, qui posso indicare
in metri quadri il limite, se per esempio metto 2 metri quadri, allora quando si fanno i computi dove ci sono muri e finestre, in questo caso se la finestra è inferiore a 2 metri quadri viene computata come muro. Il volume della finestra, perché la finestra viene sempre computata come finestra, nel senso come il numero di finestre, per esempio, ma dal punto di vista della muratura viene computata come muro, mentre se invece è superiore a 2 metri quadri, in questo caso viene computata come non c'è la muratura, quindi non come volume o come superficie di muratura. Insomma, ecco. Poi altre cose, forse una cosa che può essere utile, può essere la modalità di selezione tramite un poligono, che prima non c'era. Allora, vediamo per esempio una serie di elementi. Allora, qui nuovamente seleziono gli elementi e prendo tutti quelli che sono all'interno e scusi un attimo, con l'alt, vedete, ecco. Allora, mentre normalmente vado a prendere tutti quelli che sono all'interno, se faccio così non me ne prende nessuno. Se premo il tasto Alt, quando si fa la selezione, mi seleziona tutti gli elementi, non solo che sono all'interno, ma anche quelli che sono parzialmente interni e parzialmente esterni. Quindi, per esempio, qui me ne prende questi due, perché comunque sono passano all'interno del rettangolo. Quindi se il tasto Alt non è premuto, è così. Se il tasto A devo prenderli tutti quanti, però magari ne prendo tutti quanti, ne prendo anche altri che non voglio prendere. Mentre se il tasto Alt è premuto, allora ne prendo soltanto quelli che sono attraversati dal rettangolo. Allora, la domanda che mi veniva fatta è... Appunto, dunque, se posso importare elementi di testo e scusate, elementi di Revit, ma elementi da Revit si può importare come da qualsiasi altro modellatore. Quindi si può importare da modellatore, qualsiasi programma che esporti in formato IFC. Quindi per importare da programmi che supportano il formato IFC come Revit, come Archicad, anche altri, ce ne sono molti, insomma, ora un po' molti, insomma qualcuno c'è adesso, da quel programma lì si deve esportare in IFC. Bisogna fare attenzione a un'operazione di marketing che sta facendo Revit, che riguarda essenzialmente, allora Revit sta cercando di imporre il suo sistema come sistema chiuso e quindi di convincere anche delle aziende, in questo caso, a non esportare nel formato IFC che è un formato aperto, ma nel portare oggetti nel suo formato, cercando un po' di ricreare con Revit quello che aveva creato l'Autodesk con DWG, cioè creare un formato standard di fatto che in realtà si oppone allo standard internazionale che dovrebbe essere l'IFC. Quindi voi vedete che vedrete che ci sono delle aziende che hanno fatto degli accordi con Revit che propongono delle librerie di oggetti propagandandoli come oggetti BIM, poi se si va a vedere in realtà sono fatti nel formato di Revit. Quindi in questo caso non posso importare quel formato lì perché è un formato di Revit, cioè da Revit si può importare il formato IFC come da tutti gli altri programmi BIM,
Questo dovrebbe essere il sistema standard per importare e esportare il BIM. Sì, allora, una cosa che non ho fatto vedere in realtà, perché era in relazione a un aspetto precedente, cioè in realtà era già uscita in precedenza il plugin, quindi certamente non fa parte proprio parte del Domus, della versione 3, c'era anche in precedenza, è il modulo Map to CAD, che essenzialmente permette di importare direttamente all'interno di Domus CAD, in questo caso, delle immagini satellitari esattamente in scala. La faccio vedere velocemente. Facciamo un nuovo lavoro. Dunque, si va in questo caso sui moduli, su Map to CAD. Ora allora, qui c'è già tutta una serie di immagini già scaricate, ma in generale comunque qui c'ho, quindi se ho delle immagini che ho scaricato in precedenza, che ho preso in precedenza, le posso prendere, rimangono qui, le posso riutilizzare. Altrimenti vado su un navigatore interno che mi si apre, qui posso mettere anche un indirizzo, in questo caso ci metto l'indirizzo di InterStudio. Eccolo qua, quindi noi siamo qua per chi non lo sapesse. Ecco, questa è la nostra sede, ci mettiamo in pianta. Ecco, per esempio, io posso prendere, quando questa cosa va bene, nella scala che eventualmente mi va bene, creo una specie di fotografia cliccando sull'immagine, ne posso prendere anche a scale diverse. Quando ho finito faccio esci e ora qui c'è una terza di queste, qualcuno sarà una di queste. Oh, ecco, eccola qua una. Confermando, io me la trovo me la ritrovo qua. Questa qui è in scala, cioè se io qui vado a misurare, sto misurando questa macchina che è 4,45, quindi è la misura effettiva della macchina. Questo perché? Perché in realtà, se ritorniamo all'interno del modulo, vedete che tutte queste immagini hanno delle misure. Un numero, questo numero è la dimensione del tassello. Cioè in pratica le mappe di Google sono fatte di tasselli e sono tante mappe a scale diverse, poi sembra che sia continuo, in realtà sono tasselli, sono vari layer fatte con mappe di tassello. Qui siamo alla sala in cui il tassello è 68,80 metri. Quindi questo qui è va a prendere un singolo tassello di 68 metri. E quindi noi sappiamo esattamente la misura del tassello, quindi non è una copia dello schermo, è una richiesta a Google di fornire quel tassello. E quindi viene fornito in quella scala precisa e quindi in questo caso ha una dimensione e noi siamo in grado a questo punto di metterlo esattamente in scala all'interno di Domus CAD, essenzialmente. Quindi, la cosa in questo caso avviene in questo modo. Ecco, bisogna stare attenti a una cosa. Perché io dentro Domus CAD adesso mi scavo un accento. E se cerco di prendere l'Italia, è una cosa enorme. Non riesco neanche a vederla. Perché
perché l'Italia è un accento, è impossibile vederla. Quindi ecco, devo prendere un'immagine adatta alla scala di rappresentazione che sto realizzando in quel momento. Per scala di rappresentazione si intende la scala naturale. Io adesso ho importato l'Italia e quindi è grandissima, non riuscirei neanche a farla vedere, essenzialmente. La scala di rappresentazione si intende la scala naturale, cioè la scala di riferimento che usa lo Muscad per le immagini, per i testi, eccetera, è quella che viene chiamata scala naturale, che è una scala di riferimento. Poi in realtà io posso visualizzare a scale diverse, però diciamo, stavo vedendo una domanda sul DVG, sugli spessori. Ora, in realtà, dunque, lo Muscad riconosce gli spessori se ci sono. Non è detto che ci siano, cioè, quando lo Muscad incontra, diciamo, importa un file DVG di XF, se la linea, se prendiamo una linea, ha l'informazione dello spessore, lo Muscad la trasforma in funzione della tabella degli spessori dello Muscad. Cioè, se vado a vedere dentro lo Muscad, quelli che a video sono gli spessori 1, 2, 3. Allora, quelli a video sono spessori convenzionali. Facciamo un 2, facciamo un 3, facciamo un 4. E quindi sono spessori convenzionali. A questi spessori convenzionali corrispondono gli spessori reali, che sono quelli che si possono visualizzare cliccando su quest'icona. Quindi questi sono spessori reali. Se io vado a ingrandire, a un certo punto questi qui si ingrandiscono insieme in funzione del loro spessore reale, che poi vedremo qual è, mentre lo spessore convenzionale è sempre uguale, indipendentemente dalla scala, vedete che mi rimane sempre uguale lo spessore convenzionale, mentre lo spessore reale chiaramente mi varia in funzione della scala. E quindi, quando si importa un file DVG, quando si esporta, anche quando si esporta viene esportato dal spessore, e viene esportato secondo questa, importato e esportato secondo questa tabella. Allora, qui c'è questo spessore qui, questi sono i spessori convenzionali e questi sono gli spessori reali. Quindi ogni spessore convenzionale che ha video corrisponde allo spessore reale che gli diamo noi in millimetri in questo caso. Tra l'altro, quando si stampa, sono quelli stampati su un plotter, stampati su una stampante, e questo è lo spessore che viene stampato. Cioè lo spessore convenzionale a video corrisponde allo spessore reale. Il spessore reale viene utilizzato per la stampa, viene utilizzato per l'esportazione in DVD, in XF, e anche quando si fa l'importazione. Cioè quando si fa l'importazione viene confrontata con questa tabella e quindi alla linea viene dato poi uno spessore convenzionale a video e uno spessore reale in funzione della tabella. Questo è un pochino.